Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Finalmente Undertale dopo tanto, tantissimo, troppissimo tempo. No, sbagliato direzione, andavo a casa, sì. Lab. Che sia laboratorio menta dentro? Probabile, qua vedo. E qua? Cosa vuol dire? Sei tu? Sì, ma beh, poi mi stanno. Chi è lo stalker che mi riprende? E qua cos'è? È troppo buio per vedere. Vedere vicino alle pareti. Qua c'è una specie di filmati. E questo cos'è? Cos'è? Cosa sei? Una lucertola? Probabile. Oh mio Dio! Non mi aspettavo che ti saresti fatto vedere così presto. Non mi sono fatto la doccia, non mi sono vestito e tutto un casino e fine. E dunque? Qua a ballare così? Sono Alphys, lo scienziato reale di Asgore, ma non sono l'unico dei cattivi. Ah, non sono dei cattivi. Attualmente da quando tu sei entrato nelle rovine, io ti ho osservato durante il tuo viaggio nella mia console. Sì, quella di prima, che avete visto. I tuoi combattimenti, le tue amicizie, tutto. Era inizialmente. Inizialmente volevo fermarti, ma. Osservando meglio, ho visto che tu sei dei buoni. Dunque, ora voglio aiutarti. Usando la mia conoscenza, posso facilmente guidarti attraverso le Outland. So che. Ah, so una strada per il castello di Asgore, nessun problema. Beh, attualmente. C'è solo un piccolo problema, ecco, lo sapevo. Molto tempo fa ho fatto un robot chiamato Metaton. Originalmente l'ho costruito per essere un robot di intrattenimento. E sì, tipo una Star TV robotica o qualcosa di simile. Comunque recentemente ho deciso di renderlo un po' più utile. Sì, qualche aggiustamento. Tipo combattimento antiumani? Perché l'hai fatto? Naturalmente, quando ti ho visto arrivare, ho deciso di sistemare tutto il tutto. E devo sistemare qualche. Sì, devo rimuovere qualche miglioria. E sfortunatamente ho fatto qualche piccolo sbaglio. Ed è una macchina di distruzione che è assetata di sangue umano. Guarda caso, tra tutta la stanza, me lo becco io. Io. No, a parte che sono l'unico, ok. Ma fortunatamente non lo troveremo. Qualcosa mi dice che arriverà ora? Esatto. Sono un chiaroveggente, sì. Hai sentito qualcosa? Sì. Sì. Sì, ancora sì. Ancora sì. No, stiamo saltellando, non ho sentito nulla. Nulla. Oh no. E ora? Tutto buio. Lo vedete anche voi il buio? Oh yeah, benvenuti dolcezze, qualcosa di simile. E questo qui, al quiz show di oggi. Non mi sembra così assetato di sangue. Oh, posso già dire che sarà un ottimo show. E che tutti diano una mano per il nostro sfidante, o qualcosa di simile. Non hai mai giocato prima d'ora? Nessun problema, è semplice. C'è solo una regola. Rispondi correttamente. Rispondi correttamente. O muori. C'è sempre un lato negativo. Io ti risparmio perché sono buono. Cominciamo con una facile. Qual è il prezzo per rispondere correttamente? Ah, più domande. Per fortuna. Il quiz show continua. Ecco qua il tuo terrificante premio. Qual è il nome completo di Asgore? Sì, no, ti fai suggerimenti dietro là. Qui ciò continua. Ok, ora basta, parliamo di me. Cosa sono fatti i robot? Hopes and Dreams, dico sicuramente. Sì, metallo e magia, probabilmente non era così difficile. Ed ecco un'altra facile per te, cioè due treni.
No, questa è benzina, io mi do fuoco. Oh, per fortuna che mi suggeriva. Il quiz show continua. Ok, non contare sulla tua vittoria. Quante ce ne sono in questa? Ah, sì, per fortuna che mi ha suggerito. Io non andavo lì a contare. Andiamo avanti. Ora proviamo un gioco di memoria. Che mostro è qui? Dai, dai. Mi suggerisce sbagliato. Che stronzissimo. Come era sbagliato? No, questo è un troll. Questo è un troll, non può essere. Ma puoi indovinarla questa? Faresti un... E che è questo qui, scusate? Ah, ho indovinato. Che strano, ho indovinato. Tutte uguali. E un'altra semplice. Quante lettere ci sono nel nome Metaton? Ho indovinato. Per fortuna, naturalmente era facile per te. Ora meglio di tirare fuori l'artiglieria pesante. Sia nel coso di Mio Mio Kiss. Non sto capendo nulla. E lei compra. Va bene, ok. Io sto cercando di tradurre, ma non ce la faccio. È un messaggio di amicizia, ho letto e basta. Alfis, Alfis, Alfis. Mi stai aiutando il nostro sfidante, vero? Oh, dovevi dirmelo. Chiederò una domanda. E sarò sicuro. E spero tu sia sicura di saperla. Dottor Alvis è una crush per chi? Undine. Non lo so, io ho sparato a caso, Visto Alvis? Ti ho detto che era ovvio. Anche l'umano lo sa. Sì. Si scrive il suo nome al margine delle note. Il suo nome... Sì... Ok. Programma le variabili, dopodiché... E ci scrive storie assieme, condividendo vita domestica. Probabilità di cosa? 101%. Margine di errore 1%. E cioè il 101, l'1%. Bene, bene, bene. Con il dottor Arquis abbiamo finito. Cioè, dottor Alvis che ti aiuta, lo show non ha più tensione. E possiamo. Non possiamo andare avanti così, questo era solo l'inizio. Il prossimo ci sarà più drammatico, più romanticismo, più carneficina, mi sembra. Alla prossima cosa. Wow, anche un razzo, non lo sapevo. Finito? Beh, era certamente qua. Beh, era qualcosa. Io me ne andrei, Aspetta, aspetta. Cosa? Lascia che ti dia il mio telefono. Dunque, se ti serve aiuto, potrei. Dove hai tenuto quel telefono? È antico. Me l'ha dato Toriel? Ah, ecco perché. È antico. Non ha neanche i messaggi. È Nokia 3310, giusto? Aspetta un secondo. Che sta facendo? L'ultimo non era previsto. Ecco, l'ho sistemato per te. Ora può fare. Ah, ora può mandare messaggi, strumenti e anche una chiave. E anche l'ho anche preparato per il social network numero 1 dell'underground. Ora siamo ufficialmente amici, Sì, ho capito. Fuori. Vado al bagno. E che cavolo. Il frigo è pieno di noodles e soda. Prendo un coso di noodle. Ok. Ah, instant noodle, ok. Utile. E qua? Credo sia lì, ma meglio non curiosare oltre. Qua vedo. Oh, che cavolo. Credo sia il programma di cui parlavano prima. Il Mew Mew o qualcosa di simile. E ora che abbiamo fatto il giro, mi sa che possiamo andare avanti. No, non voglio più curiosare qui. Scappiamo. La mia sanità mentale sta scendendo. Ed ecco qui. Cazzo. Alfis ha aggiornato lo stato.
E mi sono appena accorta che non ho visto Hunda in combattere con l'umano. No, non dimmi che comincia. So che è invincibile, ma glielo chiederò dopo. E ora devo chiamare l'umano e guidarlo. E basta, spero. Oh, questa musica è interessante. Crack. E vulcano Strolls in. Io dico incoraggia. Gli dici che sta facendo un buon lavoro. E il suo attacco diventa estremo. Cavolo. No. Non ce la farei mai a prendermi, perché io sono un cracker. Ah. Però ce l'ho fatta. Mi sono sparato a caso. Lo chiamerò in un minuto. No, ti prego, non chiamarmi. Mi butto via il telefono per questo. E che bello il labirinto di così. Qua. Questo qua è lava? O no? Il suono del vapore e ingranaggi mi sembra. Ti riempie di determinazione, ovviamente. Come sempre, tutto ti riempie di determinazione a te. Odio usare il telefono, non voglio farlo. Il Mao. Io devo ancora. Sono l'unico che deve ancora capire che vuol dire il Mao. Sunderplane. Oh. È approach, mi sembra. Vai vicino a Sunder, ma non troppo vicino. Alla Wagwar. Mi sa che devo andare lì vicino. Ah, accidentalmente. Ti colpisce con la sua flirt, mi sembra. Dice a Sunderpen che ha delle belle ali. Ah, tu cavolicchio. Wow, questo qua è abbastanza impegnativo. Ma perché non posso ancora andarmi? Flirt, mi sembra. Dice a Sunderpen che ha un potente motore. Me ne posso andare, ti prego. È durata anche troppo sta battaglia. Wow. E basta però. Posso approccio di nuovo. Mi vai vicino e basta. 2, 3. Ah, mi sa che ce l'ho fatta. Basta, io me ne vado. Oh, quanto è durata sta cosa? Sta battagliaccia del cavoletto. Contro un aereo. Indivertente. Combattere contro un aereo è sempre stato il mio sogno. Aspetta. Oh, dietro la. Cos'è? C'è una padella. Che figo una padella. La voglio. Dov'è? Control. Item, mi raccomando, item. Usa. Ho equipaggiato la padella. Wow, ho usato una padella. Mi sento realizzato. Mi sa che c'è qualcosa di là. No, non c'era nulla. Beh, veniamo rapidi che stiamo perdendo un po' troppo tempo qua. Quindi, vai. Ma qua non c'erano stati. Neanche. Cosa? Ah, ho fatto il mio stato. Ho fatto il mio stato più di 5 minuti fa. Oh mio dio. Devo chiamarlo qualcosa di simile. Giusto. Chiunque ti stesse chiamando ha messo giù prima che tu potessi rispondere. E adesso ti chiamo ancora. Ah, ciao, i laser blu, intendo Alphys qui, ciao, i laser blu non ti faranno male se non ti muovi, e quegli arancioni invece devi per forza muoverti, spostati attraverso quelli lì, ciao, tutto qui, e basta, oh mio dio l'ho fatto. Le chiamate non furono state così scioccanti da quando Hunda mi ha chiamato per sapere il tempo. Si stupisce per tutto, Ma mi vuoi fare uccidere? Aspetta, non posso vedere il tempo qui, perché mi ha chiamato? Piano. È tipo Matrix. Fermo. No! Oh mio dio, ce l'ho fatta! Com'è che ce lo fa? Ma perché non sto mai fermo? Ho sbagliato tutto! Mi sono mosso con quelli blu e sono stato fermo con quelli arancio. Ah, posso?
è una leva, la premi, i laser si sono deattivati. Wow, deattivati. Oh mio Dio, mi sono dimenticato dove andare, di dirgli dove andare. Ha messo un'immagine. Immagine. Ma che cavolo, è una foto di un... è una foto di un cestino con... con rosa e glitter sopra di lui. Perché l'hai fatto? Ring, dimmi. Alfis, qui lo so. La porta a nord sarà chiusa finché non risolverai il puzzle a destra e a sinistra. Io penso che tu dovresti andare prima a destra. Ok. Non ho visto. C'avevo la testa in mezzo del... Ma perché vai io? No, devo seguire gli ordini. Giù, ai. Oh, prima a destra di qua, giusto? Ho delle crisi di identità. Eh? Ah, la via per andare al lavoro è bloccata, quindi mi sono preso un po' di tempo per guardare lo show di Metatron sul telefono. Gli effetti speciali erano fantastici oggi. Quell'umano sembrava davvero reale. Metatron, sì, Emil è la star più popolare nell'underground. Capito, i suoi fan probabilmente saranno 2 o 3 dozzine. Madonna. Non sarebbe divertente se non spiegassi i puzzle. Ti prego, non spiegarmeli. Perché c'è una testa che vaga, che fluttua così? È troppo divertente. Sì, la porta per andare avanti è chiusa. Hai provato il puzzle? Per il gioco qua. Ho finito le munizioni, devo andare avanti. I miei due cooperatori non lavorano, non aiutano. È come se non avessero voglia di lavorare. E qua? Colpisci la nave opposta. E muovi le scatole per far qua. Ce la faccio? Ah, capito. Vabbè, non è difficile. Colpito. Si è spezzata come quando crepi qua. Sì, vi spiego. Ora credo seriamente che bisogna, no, non andare giù. Vai a sinistra. Che cavolo. Sì, Alvis qui. Quel laser blu sembra totalmente invalicabile, ma come scienziato reale ho qualche trucchetto. Hackerò nel database delle Hotland dei laser e lo toglierò. Ah, però se l'è fatta veramente. E finalmente qualcuno ha tirato giù il laser. E ora che siamo liberi possiamo... Beh, ce ne staremo qui. Interessante. E stavamo girando così a caso quando casualmente quel laser si è attivato così da nulla. Questo è un bel problema. Non si può passare, devo andare a scuola. Qualcosa di simile, non contate troppo. Ah, questo sembra un po' più impegnativo. Già fatto, 2 secondi ci ho messo. Ovviamente non mi lamento. Ora si può finalmente andare su. E su. Si apre? E apriti. Dite amici ed entrate. Ci sono entrato. E comunque glielo spiegherò. No. Penso... Ehi, a proposito dei puzzle a destra e a sinistra. Sono un po' difficili da spiegare, ma... Ah, li hai già fatti. Complimenti. Sì, li ho fatti. Triplo. Che buio. Sì, è un po' buio qui, non è vero? Non preoccuparti. Hackerò il sistema delle luci e farò un po' di luce. Siamo in una cucina o no? Cosa? Ancora tu. Benvenuti nello show di cucina dell'underground. Cucinare con un robot killer. Io lo guarderei di sicuro.
e riscaldate il forno, perché ho una ricetta davvero speciale per voi oggi. Ecco com'è fatta una torta. Il mio assistente prenderà gli ingredienti e dategli tutti un grande applauso. Mi cadono addosso i coriandoli. Ci servono zucchero, latte e uova. Vai a prenderli, veloce, sì, vai a prenderli dolcezza. Ho trovato le uova, ho trovato il latte, e questo qua, a meno che non sia farina e zucchero. Presi. E ora? Perfetto, ottimo lavoro. Ora che abbiamo tutti gli ingredienti, dobbiamo prepararla. Manca una cosa, come ho potuto dimenticarmi? Stiamo dimenticando l'ingrediente più importante. Aia. Un'anima umana. Io scapperei. Perché te ne resti fermo? Pronto? Sono nel bel mezzo di qualcosa di importante qui. Aspetta un secondo. Non potresti usare... Ah, non potresti fare una sostituzione nella ricetta? Una sostituzione, intendi? Usare un ingrediente non umano? Perché? È come se qualcuno fosse vegano? Vegano? Sì, è un'idea brillante, Alphys. Attualmente ha un'opzione... Guarda caso, ne ho uno proprio qui. Questo, il rotatoco. È una latina, è proprio lì in fondo. Sopra qui. Non sembra così difficile. Perché non vai a prenderla? Credo che non sarà così facile come sembra. Almeno penso, Si sta abbassando. Ora trema. Ora... Io devo andare a prenderla lassù? Comunque il nostro show ha delle regole molto dirette. Se non puoi prenderla in un minuto... dobbiamo tornare al piano originale, cioè usare me. Quindi è meglio se cominci adesso, subito, E è il momento peggiore per chiamarmi. Non c'è tempo per salire. Beh, in effetti. Fortunatamente ho un piano. E quando ho sistemato il tuo telefono, ho aggiunto un po' di opzioni. Come vedi, c'è un grande pulsante che dice Jetpack. Guarda. L'ha fatta apposta, cioè proprio mi serviva. Ecco, dovresti avere abbastanza carburante da salire alla cima. Ora sali. Io spero che gli iPhone nuovi abbiano questa opzione di prendere un jetpack, perché se no non mi interessa, anche se costa 3.000 euro io lo compro. Se c'è il jetpack io lo compro. E che mi sta sparando Alini? No, sì, l'ho preso in faccia. Come mi tira? Ma scusa, ma questo qua è antisportivo, mi tira lo zucchero in faccia. Antisportività, portami via. E vabbè, sono anch'io un po'. Aspetta, destra, sinistra, destra, destra. Non è complicatissimo, però sono io che lo faccio male. Quindi non preoccupare. Ma questi qua sono tipo mini ciccioli che mi sparenti. Questi invece sono bombe da stadio. Aia, quanto manca? 13 secondi. Già arrivato. Bello. Sembra che tu mi abbia superato. Ma solo perché hai avuto aiuto del grande dottor Alphys. Oh, aspetta. Cosa avresti fatto senza di lei? Comunque. Già a proposito della sostituzione. Non hai mai visto uno show di cucina prima d'ora? L'ho già fatta prima che tu ci arrivassi, quindi fa niente. Ho fatto tutta questa strada per niente? Wow, l'abbiamo fatto. Abbiamo davvero fatto. Bel lavoro. Comunque, va avanti. Lo voglio un jetpack. Punto, non mi interessa quanto costa. Una grandissima struttura e ha una luce dalla distanza. No, ti prego, voglio finire l'episodio prima di ora. Vedi quella costruzione in lontananza? Quello è il nucleo. Tutto è, come dire,
è la sorgente di tutta l'energia dell'underground e converte l'energia geotermica in energia magica. Tramite. Sì, dove stiamo andando? L'ascensore porta direttamente al castello di Algore e da lì tu puoi andare a casa. Clic. Oh, per fortuna. È durato un po' tantino l'episodio, non credete? Anche se siamo andati avanti relativamente poco nel gioco. Quindi, sì, ve lo dico ogni volta che lo porto più spesso, ma in realtà. E no, e sì, stavolta giuro che ci proverò seriamente a portarlo più spesso. Comunque, spero vi sia piaciuto il video e spero che guarderete anche i prossimi. Quindi, ciao a tutti e continuate a seguirci.